Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente torniamo con il nuovo video e ricominciamo con un periodo di pausa lasciato alle spalle e ricominciamo con i video back to school. So che sono i video che amate in assoluto più di tutti insieme ai video legati allo studio, quindi secondo me per ricominciare questo nuovo anno su YouTube ho deciso di ripartire proprio da questa serie di video back to school. Se mi seguite su Instagram vi chiedo gentilmente di andare a seguirmi, il nominativo lo lascio qua perché condivido con voi la mia vita, le mie giornate, tantissime cose e tra cui anche questo progetto che si chiama Libertà Consapevole. Quindi se non sapete di cosa si tratta vi rimando al mio profilo Instagram. Comunque, io devo assolutamente aprire la finestra, se no mi cuocio. Ho riciclato per questo back to school. L'idea di questo video è un po' particolare, che nasce dalla volontà di cercare di riciclare e far passare il messaggio che per iniziare un nuovo anno scolastico non necessariamente bisogna andare a comprare in modo ossessivo-compulsivo, ma sicuramente si può riciclare qualcosa da casa e riutilizzare le cose che si sono usate gli anni scorsi. Anche perché, con la scusa del Covid, siamo rimasti a casa molto tempo, quindi secondo me molte cose non abbiamo avuto il tempo di terminarle o di consumarle, quindi si possono tranquillamente riutilizzare. Quindi partiamo dalla cosa più importante, che è lo zaino. Allora, io non ho un vero e proprio zaino, perché comunque facendo l'università, o almeno ce lo ho. Però, dato che mio fratello ha cominciato ad andare a scuola e gli serviva uno zaino, ho preferito cedergli il mio zaino e acquistare con i punti della Coop dell'anno scorso le borse con la plastica riciclata della Smemoranda. Era una linea di articoli per la scuola e per il viaggio che venivano messi a disposizione e si potevano acquistare con dei punti avendo la tessera Coop, e sono della linea della Smemoranda. La borsa in questione è questa. È totalmente fatta in plastica riciclata. A me piace tantissimo, più che altro perché è della misura perfetta per quello che serve a me. Dato che io sono pendolare, per me viaggiare implica anche il fatto di muovermi, avere contatto con le persone e quindi non posso andare in giro con cose ingombranti. Per cui avevo subito visto questa borsa perché ho detto sì, è mia. Ed è giusta perché ha una dimensione che secondo me è perfetta perché ci sta dentro il computer, ci sta dentro l'astuccio, ci sta dentro le cose indispensabili e senza problemi non pesa. Altra cosa molto importante, l'astuccio. Allora, io vedo tantissima gente che ha gli astucci fantastici, meravigliosi, ogni giorno cambia astuccio, ogni anno cambia astuccio, ogni mese cambia astuccio. Insomma, gli astucci sono, secondo me, uno dei punti deboli, oltre agli evidenziatori, alle penne, alle pennine, e quindi sì, posso capirvi. In realtà io, come vi avevo fatto vedere nel back to school dell'anno scorso, che ve lo lascio qui, avevo un astuccio olografico molto molto bello che avevo preso da AliExpress, ma non mi ricordo, cioè in questo momento mi sfugge il costo effettivo, ma l'avevo veramente pagato pochissimo. Purtroppo si è rotta la cerniera, quindi l'ho dovuto sostituire. Avevo anche un altro astuccio che era l'astuccio di Kiko, che era l'astuccio che in realtà utilizzavo per gli evidenziatori e non era un vero e proprio astuccio, ma nasceva come beauty case in realtà da viaggio. E sono rimasta su questa linea perché ho detto effettivamente mi si è rotto l'astuccio, però preferisco non andare a acquistare un nuovo astuccio se ho la possibilità di utilizzare qualcosa che ho a casa che ha la stessa identica funzione sostitutiva. E sono andata su questo astuccio della camomilla. È bello, a me piace personalmente tanto perché è un po' in pelle e un po' in vellutino, ha la cerniera molto comoda e dentro è veramente abbastanza ampio. Per quello che devo fare io, per gli oggetti che ci devo mettere dentro, è veramente super super comodo. Ho deciso di riutilizzarlo perché effettivamente c'era la possibilità di utilizzare un altro beauty case a casa che ho io, che era molto più grande, per inserire le creme e i trucchi, e quindi ho deciso di sostituirlo, fare un change. E quindi
questo è diventato ufficialmente il mio nuovo stuccio per l'anno scolastico 2020-2021. Scusate ragazzi, piccolo cambiamento di look, ma sto veramente sudando anche l'acqua del battesimo. Ma sto caldo da dove viene, per piacere? Comunque, allora, siccome effettivamente avevo perso tutte le penne, ancora un po' di tempo fa c'è un'offerta in un negozio di cancelleria del mio paese, le penne della BIC, quindi tutta la linea BIC. E c'erano i pacchi di penne a 84 centesimi, pare veramente una cavolata. E quindi ho fatto scorta. Inizialmente volevo prenderle solo nere. Questi qua. Inizialmente volevo prenderle solo nere perché a me personalmente io sono team nera, team penna nera, nel senso che mi piace di più, è un colore più tranquillo per gli occhi, insomma, non che non usi le penne blu, però tra il blu e il nero preferisco il nero. E quindi, dato che c'è la possibilità di prendere anche i pacchi un po' misti, ho optato per i pacchi misti perché effettivamente poi ci sono tipo le rosse e quelle verdi e quindi ho detto vabbè, facciamo un mix. Poi mi è capitato, non so come, l'altro giorno sulla scrivania di avere una penna multicolore, premessa, non le ho mai sopportate perché sono troppo grosse, poi clack, streak, stroke, cioè non... Allora, vi dico, per certe cose sono comode all'università perché non dovete cambiare penna, basta che fate così, passate dalla nera alla blu, ha senso, ha il suo concetto questa penna, però di solito quelle che vedevo erano veramente grosse e io ho la mano veramente piccola, quindi impugnare una penna così grande a me veniva l'ansia. Comunque è un po' più fina rispetto alle classiche penne multicolor e come packaging non mi dispiace, questo è un po' troppo rosa. Vabbè, e la cosa bella di questa penna è che il retro, non so se si vede, volevo farvelo vedere ma non so se metterà fuoco mai. Vabbè, non lo so. Comunque il retro è touch, quindi se voi utilizzate il telefono rileva, ok? Il touch e potete utilizzare la penna come pennino per il telefono, per il tablet, per quello che volete. Quindi effettivamente molto molto comoda. Non mi dispiace perché anche la scrivibilità è molto vicina alle BIC, quindi effettivamente mi piace, la sto utilizzando, però non vi sto dicendo che mi convertirò a queste penne perché effettivamente la mia ansia rimane sempre quella. E quindi ho optato per delle matite che avessero il gommino sopra. Di recente, poco tempo fa, ho avuto l'opportunità di fare una collaborazione con la Stabilo e ringrazio ancora tantissimo e mi hanno inviato un pacco di cose bellissime. Ossia, queste matite fluo, che non sono niente tutte perché anche queste le ho un po' smerciate perché erano veramente tante. E queste sono quelle che mi sono rimaste. Entro la fine dell'università, secondo me, ne rimarrà sì e no una. Vabbè. Comunque, mi piacciono veramente tantissimo. Sono HB2,5, quindi perfette, secondo me. Non sono né troppo dure né troppo molle, per chi conosce appunto la scrivibilità di una matita, ci sono le varie misure di penna, di matita. E ho una piscina con ghiaccio, voglio proprio immergermi dentro nel ghiaccio. Ragazzi, sono il 24 di agosto. Apriamo una parentesi piccola, piccola. Io sono mancina, casino, casino. I miei mancini effettivamente hanno sempre avuto un grave problema e sono sempre stati sbacchettati. E grazie a Dio che non sono nata nei primi anni del Novecento perché sarei veramente rimasta scioccata dai metodi che utilizzavano una volta per eliminare i mancini. Ma ho la mano del diavolo. E di queste cose me ne vanto. Dicono che sono più creativi i mancini, non so se sia vero, però vabbè, lasciamoglielo credere. Forbici, forbici, cancellini, gomme, penne. Diciamoci la verità, i mancini sono sfigati. Sono sfigati perché dai, le forbici io è già tanto se riesco a tagliare con una forbice a 22 anni. Quindi ho acquistato questo. Inizialmente manco me ne sono accorta. Effettivamente poi guardando il packaging forse potevo rendermi conto che era per i mancini, però
Non ci ho fatto caso, alla fin fine ho preso quello che capitava e quello meno costoso e per 60 centesimi, credetemi, ho fatto un affare. E è della Coprex e effettivamente ha per i mancini, c'è questa bellissima manina con la L che fa capire che chiunque non se ne sia reso conto che è per i mancini. In realtà io lo uso normalmente, come ho usato sempre tutti i roller e basta, funziona, cioè. Temperini col contenitore, ne ho veramente tanti perché in quarantena ho dato via gioie, quindi tante cose in cancelleria e ho acquistato temperini. Questo è l'anno dei temperini. Allora, ragazzi, veramente è inutile che andate a comprare quei cavolo di bussolotti che sembrano dei cestini, cioè bastano tempera, matite con il contenitore, ce ne sono di piccolissimi così. Aspetta che vi mostro anche quegli altri che avevo comprato 2 anni fa. Avevo comprato sempre da AliExpress perché mi mancavano puntualmente il temperamatite. Ho acquistato un altro sacchetto di temperamatite. Un altro sacchetto di temperamatite e c'è questo qua della Pastel Mood. Ce l'ho così verde, arancione, vabbè. Anche questi sono molto piccoli, molto contenuti e li ho presi soprattutto per praticità. Perché andando all'università io non ho bisogno di strozzi. Punto. Andiamo avanti. Allora, sapete tantissimo quanto io adori i post-it. Ora, post-it non ne ho più, li ho finiti, però mi sono resa conto che effettivamente l'anno scorso non li ho usati tantissimo e quindi ho deciso di non ricomprarli. Potrebbe essere che magari a metà dell'anno mi parta una crisi di panico, di nervi perché non ho a disposizione un post-it, ma ce ne faremo una ragione, però il segnapagina sì. Soprattutto perché all'università abbiamo tante tante cose da studiare, tanti capitoli da fare, capitoli diversi e quindi magari onde evitare di cercare sempre dall'indice le pagine, con il segnapagina ci sono tantissime opportunità di essere molto più veloci, molto più pratici nella ricerca delle cose da studiare. E quindi avevo bisogno dei miei post, dei... E sono andata, cioè la mia vista è caduta su questi. Allora, non so se si vedono. Dai, vi prego, mettete a fuoco. Vabbè, sono dei segnapagine a forma di gattino. Belli, belli. 35 centesimi. Ok, capite, capite, per 35 centesimi te li tirano dietro, voglio dire. Però, vabbè. Allora, sono della Niji e sono appunto questi segnapagina con il gattino. In ogni segnapagina c'è un gattino diverso. Uno che dorme, uno che gioca col batuffolo di lana, vabbè, non sto qua a spiegarvi. Comunque per 35 centesimi sono più che ottimi, mi danno un po' di allegria. La forbice è questa. Sì, è abbastanza vergognosa come cosa, infatti mi vergogno assai di tirare fuori una forbice durante l'università perché capite che una forbice dura con i leoncini. Per una ragazza che ha 22 anni non è una cosa molto interessante, ma chi se Non ho acquistato praticamente nulla, ma sono andata sul riciclo dei fogli che avevo a casa, dei portalistini che già avevo e delle buste che potevo riutilizzare. Quindi sono stata bravissima, potete farlo anche voi. Questo è un portalistino che avrà tipo non so quanti anni, secoli. Infatti non c'è neanche più la busta sopra. Aveva una busta, ma io gliel'ho letteralmente tolta perché mi faceva schifo. E voilà, fantastico, perfetto, meraviglioso. Non gli manca nulla. Oh, psicobiologia. Allora, questo portalistini ve l'avevo fatto vedere anche l'anno scorso. Ed è un portalistini che in realtà io un po' ho odiato profondamente, anche perché mi era costato un occhio della testa, mi ricordo. Ed effettivamente, cioè, queste buste sono tenute insieme da queste cose di carta che io veramente odio dal profondo del mio cuore. Ma vabbè, ho cercato di utilizzarlo effettivamente come portalistini. Funziona. Sì, dai, non ve lo consiglio perché sì, è molto. Però effettivamente come ripasso finale ci sta, nel senso che io l'ho utilizzato ad esempio quando dovevo ripassare. Per mettere dentro i fogli in modo tale che così potessi avere la sensazione di avere i fogli anche se non avevo fogli sparsi, dato che è veramente flessibile e potevo ripassare senza avere la sensazione di avere, cioè senza avere i fogli che svolazzavano di qua e di là. Ed è Block Notes.
Allora, questo block notice nasce da mia madre, infatti c'è scritto US2. Niente, è un block notice molto semplice con i quadrettoni grandi che mia mamma mi ha portato a casa perché là ce n'era una marea, non sapevano cosa farne, mi ha detto beh se vuoi tieni, to, usa, e lo uso per le mappe concettuali perché ho i quadrettoni grandi e posso usufruire tutto questo spazio. Bene, andiamo avanti. Busta di plastica, in realtà... Cos'è sta roba? Roba di mia madre. Vabbè. Busta di plastica che in realtà c'ho anche questa da una vita. Pratica perché ci puoi mettere dentro un po' di tutto, carte, cartine, documenti, cose e quindi molto molto pratica. Niente, in realtà mio fratello ne aveva quattro, me ne ha regalata una, la vuoi? Cosa mai dici, no? Insomma, la utilizzo per mettere via tante cose. E poi questo colore è molto carino, quindi mi piace. Ciao. Poi, allora qua, oh, c'è dentro una materia. Vabbè, qua c'è dentro una materia che devo ancora dare, ma capite bene che mi fa venire l'ansia soltanto a vederla. Vabbè, questo ci sono dentro esattamente 80 buste. L'avevo comprato l'anno scorso, ve l'ho fatto vedere esattamente su Back to School dell'anno scorso. L'ho riutilizzato, vabbè, qua dentro c'è metodologia. Brutta roba. E niente, bello giallo, metà allegria, fantastica, della cromo e ci sono 80 buste dentro. Grande, grande, per le materie da 12 crediti, va molto molto bene. Ciao. Anche questo è un reperto storico. Oh mio Dio, cos'è che c'è qua dentro? C'è di tutto qua dentro. Allora, anche questo è un reperto storico. Praticamente è un listino che avevo comprato alle superiori per mettere dentro, non mi ricordo più neanche che materia. E azzurro così, che carino, mette felicità, vero? Qua ho deciso di mettere dentro delle buste per mettere dentro i fogli vuoti che potevo riutilizzare, dei quaderni vecchi che magari non potevo più riutilizzare come un quaderno normale. Ho tolto i fogli ancora liberi, li ho messi dentro in modo tale che così non ho necessità di andare a comprare altre cose. E effettivamente sta funzionando molto bene questa cosa. Vabbè, adesso qua ci sono un po' di esercizi di psicometria, un po' di cose, però ci sono anche i fogli vuoti. Ci sono le buste trasparenti dentro, che io consiglio tantissimo di avere perché sono molto molto utili. Io sto morendo di caldo. I fogli che riciclo, magari hanno bisogno di buchi, hanno bisogno di qualcosa e quindi onde evitare di incastrarle proprio dentro i buchi come se fosse un morto. Oh, questa bellissima, non so come si chiama, bucatrice, spillatrice, no, le spillatrici sono quelle per chiudere, vabbè, non so come si chiami, raga, aiuto, di un righello da 20 centimetri quando puoi avere una stecca da 30, ecco anche qua. Allora, questa stecca, anche questa penso che abbia non so quanti anni. Vabbè, insomma, la sto utilizzando perché per psicometria, per metodologia mi serve fare grafici, cose, tabelle, robe varie. Quindi, onde evitare di fare così e poi partire col braccio, ho cercato di utilizzare una stecca e sto utilizzando questa. Ovviamente, non la porterò mai all'università perché veramente è eccessivo portare all'università una roba del genere. Che se ti vedono tirare fuori una roba del genere, penso che devi dargliela a qualcuno. Però, effettivamente, potrei usarla. Non fa abbastanza, oddio, però sì, un po' sì. Vabbè, comunque, ecco il mio bellissimo regalo. La calcolatrice alla mano, non ve la faccio vedere perché è una normalissima calcolatrice scientifica che mi ha regalato gentilmente il mio amoroso perché non la usa più. E quindi, fantastico. Passiamo alla cosa meravigliosa prima che finisca questo video eterno. Allora, questa è una cosa che voi umani non potete capire. Allora, mi giustifico già in anticipo. No, che si è ribaltato. Allora, mi giustifico già in anticipo per quello che andrete a vedere. Praticamente, in tutti gli anni di università, quindi a ottobre iniziare il terzo, più un po' di anni dei superiori, io ho avuto sempre un debole per gli evidenziatori perché mi piacciono i colori, eccetera. Però forse la cosa effettivamente capisco che possa essermi un pochino sfuggita di mano, ma solo un pochino, eh. Allora, effettivamente quello che andrete a vedere è una cozzaglia di colori, una tavolozza di... Allora, non si vede una ceppa perché vedete che crollerà tutto.
Eccoli qua. Eccoli qua. Tutti i miei spaventate. Gli evidenziatori sapete perfettamente che sono il mio debole, ve l'ho sempre detto, ve lo continuerò a dire. E in quarantena non avevo più voglia di tenere dentro l'astuccio, perché tanto stavo sempre a casa e quindi ho deciso di riutilizzare questa bellissima scatola di legno che aveva portato a casa mio papà dal lavoro e ho inserito tutti i miei evidenziatori. Avete qualcosa da dire in contrario? No, no, scusa, non l'ho sentito. Ecco bene. Insomma, non importa, io direi che questo video può concludersi qua. Io vi auguro veramente che questo video vi sia piaciuto, che abbiate capito un po' che accumulare le cose non serve, si può tranquillamente riutilizzare tante cose e non fate come me che accumulate così tanti evidenziatori perché dopo veramente non sapete come fare. Anche perché io vedo tutti che finiscono gli evidenziatori e non li finisco mai. E sì che li uso, eh. Boh, vabbè. Comunque, io vi mando al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e sostenete il mio canale. Sono andata in evaporazione. Buona serata!